Libertà finanziaria, come la raggiungi e perché là fuori nessuno ti ha mai detto la verità? Andiamo a parlarne insieme in questo video dove ti spiegherò i passi esatti per raggiungere la libertà finanziaria e un concetto nascosto che ti cambierà il comportamento che stai seguendo adesso e ti porterà più velocemente verso i tuoi risultati. Allora, prima di parlare di libertà finanziaria, voglio presentarmi. Se non mi conosci, io sono Fabio Gallerani, fondatore di Marketing Genius. Sono un formatore da 2016 nel mondo digitale e aiuto persone, magari come te, a prendersi una rivincita professionale. Ho formato decine di migliaia di professionisti del digitale, da social media manager a closer, a imprenditori o professionisti che volevano digitalizzarsi, portando la propria attività online e inseguire la famigerata libertà finanziaria. Proprio su questo argomento ho voluto creare un contenuto qui per il mio canale YouTube e voglio farlo in un ambiente estremamente libero, come quello che vedi in questo istante. Guarda che bel posto! Voglio parlarne da un posto che per me è molto importante, in questo istante sono le Baleari, e questo luogo per me ha sempre significato una cosa: l'obiettivo della libertà finanziaria. Dicevo a me stesso 10 anni fa, quando iniziai a lavorare nel mondo dell'imprenditoria, in quel periodo lavoravo negli eventi, che un giorno sarei stato libero finanziariamente. Finalmente non avrei avuto nessuno che mi diceva cosa fare, a che ora farlo, e soprattutto non avere nessuno che mi imponeva di lavorare quando non me la sentivo, quando volevo in realtà semplicemente godermi questo splendido pianeta che è sempre stato a nostra disposizione, ma che alla fine ci siamo dimenticati di avere, perché appunto siamo sempre lì a inseguire un sogno che è quello della libertà finanziaria. Voglio fare chiarezza, voglio parlare della verità, perché da imprenditore milionario con aziende multimilionarie penso di essere qualificato a fare ciò e voglio parlartene da questo luogo. Partiamo da un concetto molto molto importante: che la libertà finanziaria non esiste. Ma come, Fabio, non esiste? Sono anni che lavoro per diventare libero finanziariamente, sto creando flussi di denaro, immobiliare, tutte quelle robe lì. Come non esiste? Allora cosa mi stanno raccontando là fuori? Beh, non lo so cosa si stanno raccontando. Beh, probabilmente le persone che te lo stanno raccontando hanno qualche secondo fine. Magari sei nel network marketing, hai qualche leader al di sopra di te che ti sta illudendo che un giorno arriverai alla libertà finanziaria. La libertà finanziaria si basa su un concetto molto importante che ti avranno condiviso, che un giorno avrai abbastanza soldi da parte da non dover più lavorare nessun giorno della tua vita, che un giorno avrai abbastanza soldi da parte per sopportare o supportare il tuo stile di vita attuale per X anni. Ti faccio un esempio: se il tuo stile di vita attuale prevede 10.000 euro al mese, chiaramente avrai bisogno di 120.000 euro l'anno. 120.000 euro l'anno per essere libero finanziariamente, se ti mancano magari 50 anni da vivere, devi avere più o meno 6 milioni di euro, ok? Quindi i guru della finanza, i guru della libertà finanziaria ti dicono che se arriverai un giorno ad avere 6 milioni di euro, allora sarai libero finanziariamente. Per fare questo devi chiaramente iniziare oggi a creare il tuo impero, no? Ma cosa succede quando inizi a fare molti più soldi? Succede che inizi ad alzare in maniera esponenziale il tuo stile di vita. Quindi alzando in maniera esponenziale il tuo stile di vita, quel numero magicamente cambia. Il concetto è che la libertà finanziaria non esiste proprio perché lo stile di vita che tu avrai quando inizi a fare molti più soldi aumenta il famoso numero mensile che ti serve per essere libero finanziariamente. Quindi cos'è che devi perseguire oggi per iniziare realmente ad avere qualche risultato e soprattutto sapere che sei nella strada giusta? Quello che devi creare oggi è la cosiddetta sicurezza finanziaria. Sì, hai capito bene? La sicurezza finanziaria. Facciamo un esempio, ok? Un esempio metaforico. Se tu vuoi arrivare a quell'isola che è là in fondo, ok? Quella è un'isola. Chiaramente puoi avere due opzioni. La prima, puoi andare a nuoto, ma chiaramente il rischio di fallire e di non arrivarci è molto alto. La seconda, puoi decidere di iniziare a creare un ponte, ma appunto per creare un ponte hai bisogno di massi, hai bisogno di materia prima, hai bisogno di quelle che io chiamo capacità altamente monetizzabili. Quindi il concetto è molto semplice: se la libertà finanziaria è un'illusione, non esiste, perché più fai soldi più appunto aumenti il tuo stile di vita, allora dobbiamo iniziare a mettere giù i massi per creare un ponte che arriva dall'altra parte. Là in fondo c'è la tua sicurezza finanziaria, c'è la tua magari futura libertà finanziaria, perché sì, un giorno magari farai così tanti soldi che riuscirai ad avere
la libertà finanziaria, ma ti assicuro che quando inizi a fare risultati nessuno, diciamo, non ce la farai mai a fermarti, ok? Quindi è un po' un concetto astratto. Sì, quando farò tanti soldi poi mi fermo, ma perché gli imprenditori non si fermano? Perché gli piace, no, quello che fanno e quindi continuano a farlo. Il concetto quindi è molto semplice: la sicurezza finanziaria è ciò che devi perseguire, devi iniziare a mettere giù i mattoni, i massi che ti permettono di andare verso la tua direzione, verso il tuo obiettivo, e un giorno chiaramente potrai avere anche tu un ponte solido che ti permette di evitare di nuotare, no? Di perdere tutte le energie, perché nuotare è fatica. Ci sono delle insidie nel mare. Se vuoi raggiungere la tua isola, l'isola del tuo successo, allora devi fare in modo assolutamente di mettere giù i massi della tua sicurezza finanziaria. Il primo masso chiaramente possono essere le competenze digitali, ok? Sapere fare una professione digitale come social media manager o il closer è sicuramente un ottimo primo passo. Il secondo masso della sicurezza finanziaria potrebbe essere quello di imparare delle lingue. Io quando ho imparato lo spagnolo e l'inglese sicuramente ho messo giù dei massi molto più potenti, no? Che mi hanno permesso di creare questo percorso verso l'isola del mio successo. Nel mio caso questo ponte è già stato creato, quindi io sono già riuscito ad arrivare all'isola là in fondo, ed è per questo che oggi mi dedico ad ispirare e aiutare concretamente, con competenze reali, imprenditori, professionisti, ma soprattutto persone come te che magari sono dipendenti di qualcuno in questo istante e vogliono cambiare carriera, vogliono cambiare strada. So come ti senti, ci sono stato anch'io in quella posizione, e quindi spero che questo sia veramente un video rivelatore, perché è un concetto che devi imparare a prendere il prima possibile, evitando di sperare in magie che non accadranno mai e soprattutto iniziando a lavorare sulle tue competenze da oggi. Quindi ricordati, il primo step per un giorno, forse remoto, diventare libero finanziariamente e diventare sicuro finanziariamente. E già quando sei sicuro finanziariamente potrai, come me, vivere una vita del genere. Una vita basata sulle tue competenze reali che nessuno ti potrà mai portare via. Ricordati, non dubitare di te stesso. Dubita sempre e solo delle tue capacità, perché le tue capacità sono quelle che costruiscono le fondamenta che ti portano poi un giorno all'isola del tuo successo. Iscriviti al canale, attiva le notifiche, seguimi perché posso aiutarti a prenderti una rivincita. Ciao!